Buongiorno a tutti, benvenuti dal Forte Diamante sopra Genova. Siamo di nuovo collegati per la nostra intervista a uno dei personaggi di spicco della zona, che è lì che si nasconde. Poi ve lo presenterò dopo se viene, perché non gli abbiamo pagato i contributi, cioè i soldi, non abbiamo pagato, era gratis, ci fa gratis, non vengo. Non ho iniziato così prima. Comunque, andiamo avanti. Bellissima giornata qua sopra Genova. Da qua c'è una vista spettacolare, limpida, a 360 gradi, anche se qua c'è il forte e ci occlude la vista. Comunque da qua si vede Roma laggiù, Barcellona di là, la Corsica qua davanti, c'è uno che ci sta andando a nuoto in Corsica. Poi praticamente l'isola d'Elba lì, un tiro di schioppo, c'è il battello che dal Golfo del Tiguglio parte in giornata, va all'isola d'Elba, torna indietro, ci sono le gite guidate, le visite guidate, Golfo Tiguglio, isola d'Elba, ritorno in giornata, con anche pranzo al sacco oppure all'osteria Le Quattro Belinate, è una nuova osteria là dell'isola d'Elba. Quindi praticamente ci sarebbe questa situazione che ora non si sa più se andare a est o a ovest, perché ci sarebbe un sentiero che da qua percorre giù verso Roma che si chiama Via Aurelia, non lo so se l'avete già sentito. Stanno facendo ora una sorta di strato duro, asfalto, non si capisce, una roba nuova. Ora prima c'era il pavese, le pietre, ora tutto cemento, sono tutto cemento. E vabbè, di là praticamente ci sono ancora i predoni. Vai di là, rischi la testa e niente. Vabbè, comunque, stavamo parlando qua del Forte del Diamante. Il Forte del Diamante, ora voi lo vedete un po' così, mezzo disconnesso, no? Ma in realtà è un diamante per sempre. Quindi, a un certo punto, diciamo che questo forte rimarrà qua per sempre. Anche quando non ci sarà più, ci sarà. Ho quasi finito il budget delle Bellinate, non so più cosa dire, e potrei concludere con il fatto che ora andiamo dal fratello Piccin qua dietro, e poi l'altro forte un po' più giù, c'è cioè il forte Begatto, che praticamente è un Les Hérauts, però dentro c'è una cisterna piena di birra. Quindi stasera festa sorpresa, andiamo lì tutti col mestolo e tiriamo sulla birra. November Fest, esatto. Là, quello che non gli abbiamo dato i soldi, che non si fa vedere, dice November Fest. Quindi dopo l'October Fest faremo il November Fest là, al Forte Begatto. Siete invitati tutti, portate solo il mestolo per raccogliere la birra dalla cisterna, poi il resto ci pensiamo noi. Tutto a posto. Cos'è che dovevo dire? Ah, ecco, sì, allora dunque, come da nostra consuetudine, l'oroscopo. Allora, oggi parliamo del Capricorno. Allora, praticamente ormai l'anno è agli sgoccioli, quindi quello che è fatto è fatto. Quello che non è fatto da qua a dicembre si può ancora fare. Poi c'è sempre il motto: chi non lo fa a Capodanno, le corna, non le fa tutto l'anno. Quindi state calmi a Capodanno, che poi va bene tutto l'anno. Dici di no? Dici che te poi a Capodanno niente, poi tutto l'anno te l'hanno fatta. Vabbè, ma quello dipende un po' insomma, dal Capodanno a Capodanno, perché l'ora esatta è mezzanotte, poi magari mezzanotte e un minuto scade il Capodanno e quindi non vale più. Ah, ci sarebbe la visita guidata settimana prossima alla casa di Giorgio, un nostro amico, ora non dico il nome. C'è la casa nuova con i mobili nuovi. Venite tutti, gli sfondiamo la casa. Lui è felice. Pensate, i mobili se li ricompra che non gli piacciono già più. Gli sono arrivati ieri. Dice che non sono quelli che ha ordinato, che forse sono un po' diversi il colore. Dice che ha ordinato 4 sedie e gli sono arrivati 4 divani. Mi non so. Vabbè. E vi saluto, buona giornata a tutti, eh! Su col morale, dai, su! Oh, guarda, da qua vedo due scialuppe di meschinetti che arrivano dall'Africa. Ciao, raga!